chiediamo l'impeachment di Napolitano. Avete già fatto richiesta? Assolutamente, abbiamo incaricato già uno studio legale per fare le cose come da giurisprudenza. Chiederemo l'impeachment e l'emissione di questa persona che sta andando contro la democrazia, sta cospirando contro milioni di italiani. È una cospirazione questa, perché non dire, riunirsi di pomeriggio senza dire niente a nessuno, i nostri parlamentari l'hanno saputo da una voce di corridoio, e non invitare la controparte che rappresenta 9 milioni di italiani vuol dire cospirare, e vuole fare il napoletalennum, come si dice. Quindi vogliono modificare una legge, ripeto, e l'unico modo che hanno è farlo cospirando, perché cospirando vogliono fare una legge per non farci partecipare alle elezioni, prossimamente quelle europee. Sicuramente ci sarà qualche inghippo, non lo permetteremo, assolutamente, andremo per vie legali, illegali, tutto, tenteremo tutto, perché un signore di 88 anni non può più tenere questi comportamenti che sono contro la democrazia, quella più normale. Inviti gli esponenti, qualcuno del Movimento 5 Stelle lo inviti, non è che li tieni fuori e stai lì a fare con chi? Con Quagliarello, ma chi è? Con chi? Con chi? Con Schifani, con chi? Si mettono lì in 3 o 4 a decidere le istanze della vita di mio figlio, di tuo figlio, di mio nipote. Ma stiamo scherzando, non lo permetteremo mai, mai. È una parola strana, è una parola che non ci appartiene culturalmente, ma se vuol dire mandarlo a casa, vuol dire quello l'impeachment, vuol dire che sta facendo qualcosa di antitetico alla democrazia, perché non lasci fuori i rappresentanti di 9 milioni di persone. Non puoi fare della cospirazione, questa è cospirazione, contro la Repubblica Italiana. Se tu cospiri contro la Repubblica Italiana sei oggetto di impeachment. Non ce la faremo adesso, continueremo, abbiamo i migliori studi legali che lavorano su questo, assolutamente sì.